Moco Volley Conegliano torna in finale come nel 2015-2016, come faceva presupporre il risultato maturato nelle prime due gare della serie di semifinale contro Scandicci. Alla vigilia della gara 3 disputata a Montecatini Terme, la Savino del Bene si trovava infatti sotto 2-0 avendo perso 6 set e vinto una sola frazione di gioco. Il verdetto del Palaterme è così giunto inequivocabile e indiscutibile, con Conegliano che si è dimostrata più forte e ha vinto 0-3. Come già successo anche nella gara 1 disputata al Mandela Forum. 22-25, 23-25 e 16-25 il risultato dei tre set, con Scandicci che ha messo il cuore in campo cercando, quantomeno nei primi due set, di aggiustare una serie di playoff nata storta. Il primo set si è deciso nello sprint che ha portato Conegliano sul più 4 con le Pantere che si sono spinte fino sul 16-20 prima di chiudere 22-25. Nella seconda ripresa invece Scandicci ci ha provato fino all'ultimo inchinandosi solo sul 23-25 e solamente dopo un errore al servizio di Carlini che ha dato il set point a Conegliano. Nel terzo ed ultimo scorcio di gara, infine Scandicci è scesa di colpi e anche a livello mentale è uscita dal match, superata 16-25. Al termine di un'ora e 38 minuti di splendido volley, Conegliano va in finale grazie a 16 punti di Fabris e 14 di Hill, oltre ad una prestazione extra lusso di Volosh, Folì e De Gennaro. Ma si poteva fare ancora meglio sicuramente, però l'importante era... Guardate che squadra amata che abbiamo. Comunque importante era vincere e chiudere la serie.